L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo tra poco. In apertura, la notizia del giovane portoricano evaso dai domiciliari aveva lasciato ieri il carcere di Poggioreale. Nel 25esimo anniversario della strage di Capaci ascolteremo l'intervento del giudice Maresca della DDA di Napoli. Vedremo poi le immagini della 12esima edizione di Sport e Legalità, la manifestazione del primo circolo didattico di Ischia che si è svolta questa mattina allo stadio Mazzella con tutte le forze dell'ordine. E stamani ad Ischia una rimpatriata delle vecchie glorie del calcio campano. Ne parliamo con l'organizzatore di questo evento, Enrico Scotti, e seguiremo poi i consigli della nutrizionista per come ritornare in forma. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Immerso nel verde del suo giardino tropicale, Hotel Terme Colella. La vacanza ideale per chi sceglie l'isola d'Ischia. Camere categoria economy, standard e vista mare. Tutte le camere attrezzate con servizi, con balcone o terrazzo. Hotel Terme Colella. Reparto termale attrezzatissimo per bagni, fanghi, massaggi, cure inalatorie e cure estetiche. Terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Centro benessere. Due piscine termali, di cui una coperta con idromassaggio. Ampia terrazza solarium ed un'attrezzata palestra. Serate piano bar, cucina con specialità ischitane e tre menù a scelta. Ampia scelta di pietanze senza glutine. Sono ammessi animali di piccola taglia. Ampio parcheggio gratuito. Aforio, a 700 metri dal mare, a pochi passi dal centro storico, Hotel Terme Colella. In una cordiale ospitalità familiare, la vacanza ideale sull'isola d'Ischia. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaria. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Trattati da re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Thank you.
Comune di Barano, con Dionigi Gaudioso Sindaco. Il futuro è già qui. Portoricano evade dai domiciliari, i carabinieri lo arrestano. Brito Cruz Jesus Manuel, 21 anni, era arrestato lo scorso dicembre per rapina. Ieri aveva ottenuto i domiciliari e lasciato il carcere di Poggioreale. Oggi l'evasione. Maresca, la criminalità organizzata non conviene, a dichiararlo il sostituto procuratore della DDA di Napoli al convegno per una vera cultura della legalità organizzato per ricordare le vittime della strage di Capaci. Sport e legalità, due universi che si incontrano allo stadio Mazzella di Ischia, la 12ª edizione del progetto a cura del primo circolo didattico, presenti tutte le forze dell'ordine del territorio isolano. Il calcio campano si è riunito ad Ischia, organizzatore dell'evento Enrico Scotti, tra i tanti personaggi presenti Gianni Di Marzio, mister Franco Villa e vecchie glorie dell'Ischia Calcio. Siamo pronti per la prova costume e seguiremo i consigli della dottoressa Amalfitano che ci spiegherà come ritornare in forma dopo il lungo inverno. Dopo il telegiornale, l'isola siamo noi a seguire eventi in anteprima TV. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. I carabinieri della stazione di Ischia, comandata da luogotenente Cimmino, hanno arrestato oggi un 22enne portoricano domiciliato ad Ischia, il cui nome è Brito Cruz Jesus Manuel. L'uomo, il 24 dicembre scorso, era stato arrestato per aver compiuto due scippi nel giro di qualche ora. Aveva scippato la borsa di una signora, all'interno della quale c'erano 50 euro e un telefono cellulare del valore di 150 euro. La donna rapinata aveva anche riportato delle lesioni nella colluttazione. Un'ora dopo, sempre a Forio, aveva scippato un'altra persona portandole via un telefono cellulare del valore di 800 euro. Lo scatenato scippatore venne bloccato dai carabinieri mentre si trovava su un pullman e anche in quella circostanza reagì con violenza opponendo resistenza ai militari dell'arma. Venne quindi arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale. Era rimasto in carcere fino a ieri, quando in seguito ad un provvedimento del Tribunale del Riesame è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E questa mattina i carabinieri di Ischia, al comando del luogotenente Cimmino, hanno effettuato un controllo e non lo hanno trovato in casa. Quindi sono partite le ricerche e il ragazzo è stato rintracciato dopo circa mezz'ora a Forio in via Baiola dai militari della stazione di Ischia e dal nucleo operativo radiomobile. Il 23enne portoricano è stato quindi arrestato nuovamente e si trova presso la camera di sicurezza della stazione di Ischia in attesa della celebrazione del rito direttissimo che sarà celebrato domani. È stato condannato a 10 mesi di reclusione il 28enne ucraino che l'altra notte era stato arrestato dai carabinieri a Forio mentre armato di un palo della segnaletica stradale aveva danneggiato un'auto parcheggiata. Il giovane aveva anche aggredito con spintoni e pugni i militari mentre tentavano di fermarlo. Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto e ha disposto la sospensione della pena subordinandola alla prestazione da parte del giovane di attività a favore della collettività da svolgere per 4 mesi nel comune di Ischia. Il 28enne è stato quindi scarcerato. Sono iniziate questa mattina le operazioni di recupero del Blue Dahlia, lo yacht di 15 metri affondato lo scorso 19 maggio intorno alle 21 nel tratto di mare antistante la parete rocciosa di Punta San Pancrazio. Lo yacht era partito da Napoli, diretto a Ischia e per cause in corso di accertamento si schiantò sugli scogli. Immediati furono i soccorsi da parte della Guardia Costiera, a bordo dell'imbarcazione c'era una famiglia composta da 4 persone. Le operazioni di recupero della imbarcazione dovrebbero durare 2 giorni e sono affidate alla ditta AST di Napoli. Nel tratto di mare interessato saranno presenti i mezzi della ditta esecutrice dei lavori e le unità della Guardia Costiera di Ischia. In occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta in un attentato mafioso, il comune di Lacomena ha organizzato questa mattina il convegno per una vera cultura della legalità, al quale hanno preso parte i magistrati Catello Maresca, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, e Cesare Sirignano, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Vediamo il servizio.
Era il 23 maggio 1992 quando Giovanni Falcone fu ucciso dalla mafia insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta. A 25 anni da quella strage, il comune di Lacquameno ha organizzato il convegno per una vera cultura della legalità, un incontro tra gli studenti delle scuole superiori dell'isola con chi ogni giorno, proprio come il giudice Falcone, combatte la criminalità organizzata. I magistrati Catello Maresca, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, e Cesare Sirignano, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia, hanno parlato ai ragazzi del fenomeno mafioso, mettendoli in guardia dal pericolo dell'indifferenza e sottolineando come la mafia non arricchisca i territori, ma al contrario li renda più poveri. Ai lavori hanno preso parte anche il sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, e il giudice monocratico del Tribunale di Ischia, Alberto Capuano. Ci ha insegnato che la battaglia per vincere e sconfiggere, eradicare o estirpare la mafia da questi territori è lunga e complicata. E ripeto, non passa solo dall'intervento delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria. C'è sempre ragione, bisogna capire che la mafia non conviene, perché peraltro noi siamo stati talmente stupidi, noi diciamo cittadini delle regioni dove la mafia ha attecchito, siamo stati talmente stupidi da farci saccheggiare da degli invasori interni. Cioè, noi siamo stati dominati dai casalesi, siamo stati dominati dalle mafie, che hanno preso i soldi sottraendoli, diciamo, alle nostre collettività e li hanno portati lontano. Cioè, no, il paradosso è quello. No, il paradosso è quello, cioè, noi abbiamo pensato, le intere comunità pensano di avere vantaggi dai criminali, non capiscono che i criminali fanno i loro interessi e i soldi li portano lontano. Perché questo dobbiamo cominciare a capire tutti quanti insieme. Cioè, il fatto che diceva Cesare del discredito sociale che deve essere dato a queste persone deriva da questo, cioè tu mi stai facendo male, tu mi stai facendo del male, io lo devo capire e devo essere capace di denunciarlo in ogni sede, che tu stai facendo male alla tua terra, al tuo territorio. I casalesi, per parlare diciamo di qua vicino, ci hanno lasciato una terra devastata, saccheggiata, cioè almeno le comunicazioni straniere ci lasciavano un simbolo, no, della loro venuta, del loro passaggio, che loro ci hanno lasciato un mezzo, quello è il problema. E di questo dovremmo diciamo, acquisire consapevolezza e lottare perché non accada più. Questa mattina allo Stadio Mazzella si è svolta la 12ª edizione del progetto Sport e Legalità, due universi che si incontrano a cura del primo circolo didattico di Ischia. La manifestazione è stata aperta da una esibizione delle quinte classi, cui ha fatto seguito il saluto delle autorità che hanno sottolineato l'importanza del rispetto delle regole. Ma a catalizzare l'attenzione degli studenti è stata la dimostrazione delle unità cinofile e delle forze dell'ordine presenti con i propri mezzi. Quella di oggi è stata solo la giornata conclusiva di un percorso durato tutto l'anno, nel corso del quale gli studenti hanno incontrato e visto da vicino il lavoro delle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza sul nostro territorio. Vediamo il servizio. La cultura della legalità insegnata ai bambini, anche quelli più piccoli, è fondamentale per farli diventare poi dei cittadini rispettosi delle regole comuni. Siamo alla 12ª edizione. Ogni anno i ragazzi di Quinta, in stretto contatto con le forze dell'ordine, un contatto quasi familiare, proprio per trasmettere in maniera naturale e gioiosa quasi il rispetto delle regole. È fondamentale per vivere in una società più civile. Non dobbiamo dimenticare che noi siamo esseri relazionali e sin da piccolo dobbiamo acquisire questo rispetto per noi stessi, per gli altri, ma anche per l'ambiente che ci accoglie. Fondamentale il ruolo della scuola nella formazione e nel consolidare questi valori, ma anche da parte dei genitori. Quindi una collaborazione tra genitori, scuola e, perché no, tutte le associazioni e gli enti locali. Quella di oggi è il culmine comunque di un lavoro portato avanti dalla scuola Marconi, che durante tutto l'anno si è relazionata con tutte le forze dell'ordine presenti sulla nostra isola.
Sì, come dicevo prima, i ragazzi vanno proprio negli uffici a contatto diretto con tutte le forze dell'ordine, fanno dei lavori, pongono delle domande e loro come figli piccoli che devono crescere, che devono garantire una certa integrità sociale, si prendono cura. Quindi effettivamente è il prodotto di un lungo lavoro che è durato tutto l'anno. Questa è semplicemente la manifestazione per condividerla alla società, per rendere visibile che la scuola lavora nella legalità e anche nel ricordo dei grandi uomini che hanno dato la vita, come oggi ricorre il 25esimo anniversario del nostro amato Falcone, che è stato una luce e deve costituire un modello per tutti quanti. Oggi l'anniversario di una delle giornate più buie della storia del nostro paese. I ragazzi però sono la speranza per il futuro. Sì, questa è la finalità di questa manifestazione. Basta veramente un piccolo gesto per dimostrare qualcosa. Io direi che le scuole di Ischia lo fanno ogni anno con una coreografia, con partecipare, a andare a trovare le forze dell'ordine, vivere con loro delle giornate, conoscere il senso dello Stato, il senso della legalità, della regola, e questo li avvicina allo Stato. Si parte proprio dall'inizio, dalle scuole. Tanto è vero che questa manifestazione è soltanto il culmine di un percorso che abbiamo iniziato all'inizio dell'anno scolastico e che ha portato questi giovani ragazzi nei nostri uffici, sulle nostre motovedette, ad imparare il concetto della legalità e della regola. Comandante, l'importanza della legalità, della cultura della legalità, che parte anche dalle piccole cose. Sì, sicuramente i bambini sono, come dicevamo prima, le spugne per assimilare tutto ciò che praticamente deve essere poi il loro domani, e quindi è da loro che deve partire il pensiero alla legalità. Da qualche anno le scuole sono impegnate proprio in prima linea in questo lavoro di plasmare i bambini a essere sempre più vicini alla legalità. I genitori anche stanno facendo tanti sforzi perché praticamente sono anche loro impegnati in queste manifestazioni che da qualche anno praticamente si ripetono tutti gli anni in questo stadio. Noi speriamo con le nostre forze, anche se esigue, di dare un contributo anche durante l'anno scolastico per poter far sì che i ragazzi possono apprendere quali sono le normative del codice della strada ed anche altre funzioni che devono avere per il rispetto della cosa pubblica in genere. Parliamo di trasporti dell'EAV. L'UGL Autoferrotranvieri sottolinea con una nota il consistente aumento del numero delle avarie degli autobus aziendali lungo le strade di Ischia, con conseguenti e fastidiosi disagi per i passeggeri trasportati e le pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. L'UGL intende sollecitare l'azienda EAV affinché intervenga presso la ditta incaricata con i controlli quotidiani ed ordinari sui veicoli mediante le opportune verifiche attraverso l'introduzione monitorata della buca ispettiva. Questo sistema consente di assicurare la corretta messa in strada dell'autobus e di agire preventivamente su eventuali guasti riscontrabili de visu. La pagina delle elezioni. Il mare è una delle risorse più importanti della nostra bella Ischia ed è avendo cura del nostro territorio che potremo risollevare e qualificare la domanda dei turisti avviandoci ad un deciso rilancio. Nel programma del candidato sindaco Enzo Ferrandino c'è una forte attenzione per le spiagge e per le strade vicine. Nei prossimi 5 anni, afferma Enzo Ferrandino, valorizzeremo le strade d'accesso alle spiagge del comune di Ischia. Altro obiettivo è quello che porta alla riqualificazione della località Mandra, mentre è già pronto un progetto per via Buonocore con una riorganizzazione degli spazi e delle aree verdi. Punteremo inoltre, dice Enzo Ferrandino, alla riqualificazione del pendio che dal borgo di Sant'Alessandro conduce alla spiaggia degli Inglesi e alla valorizzazione della spiaggia di Cartaromana. Sui lavori di riqualificazione di Piazza degli Eroi interviene il candidato Michele Califano della lista Ischia Nuova. Dopo l'avvenuto stravolgimento della piazzetta San Girolamo ad opera del sindaco Giosi Ferrandino, ora è il turno di Piazza degli Eroi. Non si tratta, dice Califano, solo di opere di riqualificazione da arredo urbano, bensì di un progetto che in sostanza comporta lo stravolgimento totale della funzionalità della piazza. Con la realizzazione di questo progetto, dice Califano, Piazza degli Eroi sarà ulteriormente intasata dal traffico, perdendo l'attuale funzionalità di snodo veicolare per il comune di Ischia.
Il lavoro è un diritto e non è un mercato, bisogna avviare il sistema territoriale di sviluppo dell'isola di Ischia, lo scrive Giuseppe Mazzella, candidato con la lista Ischia Nuova. La verità, dice Mazzella, è che il mercato del lavoro è assolutamente fermo in Italia, soprattutto per i diplomati e i laureati. Sul piano locale dell'isola di Ischia non si conosce il numero esatto della forza lavoro disponibile. L'INPS ogni anno licenzia almeno 9.000 pratiche di indennità di disoccupazione. Le elezioni dell'11 giugno nel comune di Ischia, dice Mazzella, risultano fondamentali per una svolta civile e per avviare nell'intera isola una programmazione strategica capace di fare la sua parte per il diritto al lavoro, gestendo bene gli strumenti pubblici per l'economia locale. L'intera zona di Porto d'Ischia è ridotta in condizioni tristissime a partire dall'area portuale e sino alle traverse di Via Roma, coinvolte da grandi problematiche. Lo afferma durante un incontro con gli elettori il capolista di Forza Italia al Comune di Ischia, l'avvocato Luciano Venia. Ma, dice Venia, la situazione dell'area dell'ex mercato è ancora più eloquente. L'intera zona a ridosso poi della spiaggia di San Pietro è di sovente ridotta ad un letamaio per l'assenza di recipienti di raccolta di rifiuti. Per Luciano Venia vanno inoltre eliminate le tante brutture sulla spiaggia dove campeggiano manufatti fatiscenti e ferri arrugginiti. Inoltre, durante la stagione balneare vanno proseguiti i controlli capillari contro l'ambulantato abusivo. Da domani fino al 26 maggio saranno effettuati dei lavori in via Michele Mazzella ad Ischia, all'altezza della strettoia. Per questo motivo sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori, sul tratto compreso tra l'incrocio di via Fondobosso e l'inizio della discesa. Alla Marina di Forio si lavora per incrementare le presenze diportistiche nelle strutture gestite dalla società. Puntiamo ad una crescita di presenze, lo sottolinea Enzo Dotto, responsabile del Porto Foriano. Sentiamo. La Marina di Forio ospita questo weekend due iniziative, la regata e la Scheria Cup. Sì, sono una settantina di barche, tutte e due le regate. Penso che i ragazzi, il team della Marina sta rispondendo in pieno a queste due manifestazioni. Bisogna ringraziare sicuramente l'amministrazione che ha messo a disposizione tutti gli ormeggi, la Capitaneria di Porto che ci ha dato una grossa mano in questa cosa. La Marina di Forio che diventa quindi protagonista della vela in generale, un modo anche per incrementare una tipologia di turismo. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di questi eventi, perché insomma, da parte nostra ci sta tutta la buona volontà per farli e la volontà di portarli avanti. Il Porto di Forio, per la Marina di Forio, che tipo di stagione si preannuncia? Noi già abbiamo messo da parte molti contratti per quest'estate. Io spero già di riconfermare l'estate dell'anno scorso, che è stata un'ottima estate per noi come Marina. Stiamo lavorando per crescere ancora di più e ci sarà la volontà da parte di tutti quanti noi di crescere. Tra l'altro il turismo nautico è un turismo importante per l'indotto soprattutto. Per Ischia può essere la più grande risorsa di quest'isola il turismo nautico in questo momento. Oggi al Bar Calise di Ischia si è tenuta una conviviale tra i maggiori esponenti del calcio campano. Ad organizzare l'evento Carmine Testa con Enrico Scotti. Tantissimi personaggi presenti all'evento, tra i tanti che hanno militato nell'Ischia Calcio, Salvatore Di Meglio, Gianni Di Marzio, Mister Villa, Porzia, Cosimi, Remo Luzzi, Franco Impagliazzo, Billone Monti, Vincenzo Rispoli, Tommaso Angrisani, Enzo Patalano, Giuliano Spignese, Del Prete, Guglielmo Buonocore e poi tantissimi altri. Venerdì sera trasmetteremo uno speciale a bordo campo con le interviste a tutti i protagonisti. Ma intanto ascoltiamo il promotore dell'iniziativa, Enrico Scotti. Che entusiasti di Ischia? Diciamo c'è l'attrazione fatale per Ischia. Poi calcisticamente l'Ischia è stata sempre una terra che non ha mai concesso molto, se non negli ultimi tempi. E quindi molti dei protagonisti di quello che è stato il calcio campano, io ripeto, quello che ho detto in apertura, io ho detto che la mia esperienza a Bacoli l'anno scorso è stata estremamente positiva. Vedere delle persone di una certa età con gli occhi lucidi abbracciare diciamo coetanei di quell'epoca che non incontravano da anni, per me è stata la dimostrazione che poi il calcio non è tutto negativo. Il calcio campano, poi, che vive nel retaggio di certi episodi, era un qualcosa di positivo, perché certi valori di amicizia erano ancora persistenti sul territorio, e quindi mi è piaciuto e ho incoraggiato Ernesto a svilupparlo sull'isola.
dicendo che forse avremmo anche incontrato qualche difficoltà. Invece Ernesto mi ha detto no, l'esatto contrario, tutti sono felici di venire a Ischia e credo che sia una bella giornata, a mio modo di vedere estremamente positiva, e io mi auguro che ci siano un seguito anche per quello che sono le nuove leve del calcio, sia esse dirigenziali, allenatori, arbitri. Io ritengo che doverosamente bisogna proseguire se vogliamo veramente migliorare qualcosa di un calcio che sta precipitando su livelli veramente bassissimi. Bisogna incoraggiare questi momenti associativi, ma più che associativi, sociali, perché a mio modo di vedere noi che siamo notoriamente asociali ritroviamo dei valori, dei sentimenti, delle cose che vanno perseguite e vanno continuati. Il laboratorio teatrale dell'Associazione Luca Brandi pronto ad andare in scena anche quest'anno al Teatro Polifunzionale di Ischia. Ce ne parla il regista Salvatore Ronga, sentiamo. La conclusione dei lavori del laboratorio dell'Associazione Luca Brandi. Salvatore Ronga, allora il teatro continua a dire la sua. Il teatro è un mezzo di espressione molto molto potente. Saremo in scena con l'Associazione Luca Brandi il 31 maggio al Teatro del Polifunzionale con un lavoro che è tratto da America di Kafka, che vede protagonisti giovani, diciamo, degli istituti superiori. Il giorno prima, il 30 maggio, invece i bambini delle elementari, i ragazzi delle medie, con uno spettacolo che è tratto da Cervantes e che riguarda un po' il problema dell'integrazione, però sempre, diciamo, attraverso il divertimento e la satira. Però intanto continua il tuo lavoro con le scuole superiori, c'è già prossimo un'altra messa in scena. Il 7 giugno a Villarbusto si chiude un progetto sulla legalità dell'Istituto Cristoforo Mennella e i ragazzi metteranno in scena una versione molto particolare, molto bella di Antigone a Villarbusto, nel contesto adatto, perché si parla di un classico del teatro nel luogo forse che più di tutti gli altri a Ischia in qualche modo racchiude la memoria della nostra grecità, ecco. Com'è stato lavorare con questi giovani, sia nel primo che nel secondo caso? No, è stato molto divertente, perché poi lavorare con i giovani è sempre un'esperienza che ti arricchisce dal punto di vista umano, con dei risultati dal punto di vista artistico, devo dire, veramente sorprendenti. Tra l'altro veniamo dal successo del liceo a Cesena. Sì, il teatro ha vinto il primo premio nell'ambito di questo festival del teatro scolastico con il Don Giovanni, è un laboratorio, diciamo, che ha una tradizione alle spalle, quindi è un risultato che conferma, ecco, diciamo, il lavoro che è stato fatto fino adesso ed è anche uno sprone per il futuro. La prova costume è davvero vicinissima, c'è chi per tutto l'anno ha seguito una dieta e fatto sport, ma anche chi si è lasciato prendere dalla pigrizia e dalla buona tavola e adesso si trova con qualche chilo in più da smaltire. Abbiamo chiesto alla dottoressa Francesca Malfitano di darci qualche consiglio per poter rimanere in forma, sentiamo. La prova a costume è davvero dietro l'angolo, qualcuno magari si ritrova con un po' di carne in più addosso e quindi vuole eliminarla per ritrovarsi poi a luglio con un fisico, non dico scolpito, ma insomma più magro. Noi ci troviamo presso la dottoressa Francesca Malfitano che ci dà qualche consiglio. Salve. E dunque, per rientrare comunque in forma, quindi per perdere questi 4-5 kg presi durante l'inverno, il consiglio più opportuno è di limitare la quota comunque di grassi e di carboidrati, quindi i secondi con i contorni sarebbero quelli da favorire, ma soprattutto limitare l'introduzione di roba comunque dolce, in particolare i dolci sì, ma gelati sì, ma con moderazione. Poi abbinata comunque questa cosa all'attività fisica, almeno 3 volte alla settimana magari una corsetta, passo spedito, quella serve comunque per bruciare la quota dei grassi. Questo servirà comunque per ridimensionare il giro vita e diciamo essere più in forma per l'estate. Cercare di bere sicuramente un paio di litri d'acqua al giorno, soprattutto con il calore, diciamo la quantità di acqua da bere aumenta perché c'è appunto la quota comunque di liquidi con la sudorazione va via e quindi va reintegrata, e sicuramente la quantità comunque di frutta e di verdure, in particolare frutta, va sempre limitata al massimo a 4 frutti al giorno, insomma, però può rappresentare sicuramente un valido spuntino. E poi magari per chi è un pochettino più goloso i ghiaccioli durante gli spuntini.
E pranzo, se proprio dobbiamo magari fare uno strappo durante l'arco della settimana, cercare comunque di limitarlo una sola volta nell'arco della settimana. Quindi o per esempio la pizza la sera, una sera comunque nell'arco della settimana. I dolci una volta a settimana? Ghiaccioli anche tu quotidianamente, non valgono niente in termini calorici, acqua comunque, possono essere anche fatti magari in casa con la frutta, comunque con i frullati di frutta, magari questa può essere un'ottima idea comunque sana. Il gruppo consigliare di opposizione per Procida con una nota ritorna sui temi di trasporti e sanità. Giorni fa, dicono, attaccavamo il governatore De Luca e i suoi sodali, tra questi il sindaco Ambrosino, per il vergognoso stato in cui versano i trasporti marittimi e terrestri e la sanità sull'isola di Procida. È chiaro come il governatore non perda occasione per portare acqua alla sua Salerno e zone limitrofe, a noi invece non toccano manco più le briciole. In un contesto in cui tutto sembra muoversi nella casualità più caotica, vedi situazione devastante dei trasporti marittimi, biglietti che aumentano con i pullman sempre più vecchi. Questa sera nell'ambito della trasmissione L'Isola Siamo Noi andrà in onda un tutorial a cura di Daniela Scotti che presenta un tonno in Bella Vista, una gustosa ricetta estiva. Seguirà lo spazio dedicato alla storia dell'isola a cura dell'avvocato Giovanni Di Meglio. La trasmissione va in onda dopo questo telegiornale, cui seguirà il rotocalco eventi in anteprima TV. Domenica 28 maggio dalle 9 alle 19 tutti gli iscritani potranno visitare gratuitamente il castello aragonese. Per poter visitare il castello sarà necessario accreditarsi chiamando il numero telefonico 342 9618 566 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 oppure scrivendo all'indirizzo segreteria@castelloaragonese.it. E domenica alle 19 in Piazza dei Martiri il Comune di Procida presenta Profumo di Limone, evento che prevede una serie di degustazioni in cui l'ingrediente principale sarà il limone di Procida. È previsto un contributo per finalità benefiche. La serata sarà allietata da interventi musicali a cura dei Wood Power. Ed ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, soleggiato, ma con poche nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio quindi all'appuntamento con L'Isola Siamo Noi e ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.